Dopo aver vinto il premio della giuria con Essential Killing nel 2010, Jerzy Skolimowski torna quest'anno a concorrere a Venezia per il Leone d'Oro con 11 Minutes, che il regista polacco definisce la propria risposta all'action movie americano. Il film ripropone, frammentati e poi ricomposti in un puzzle d'autore, 11 minuti d'orologio di storie e personaggi che si sfiorano tra loro. Un marito geloso che perde la testa, l'attrice sexy che l'ha sposato, un viscido regista, un tossicodipendente corriere della droga, una giovane donna con un cane, un ex galeotto venditore di hot dog, un adolescente ribelle, un lavavetri di grattacieli che si prende una pausa di troppo, un pittore su un fiume, una squadra di paramedici e un gruppo di suore affamate. You know what? I actually want you to say no to me. What do you mean? You hardly showed any acting when we tried embarrassment. You're rather vague about nudity and, well, I haven't seen any strong reaction from you at all. You want to try something new? Il mosaico composto da Skolimowski segue ora l'una e ora l'altra linea narrativa, spesso offrendo in macchina da presa il punto di vista in soggettiva dei personaggi, cane compreso, e fissando la scansione temporale tramite il ripetersi più volte dello stesso istante, vissuto da angolazioni diverse. Inutile dirlo, il destino di persone tra loro distanti o al limite conoscenti arriverà a incrociarsi in una drammatica collisione finale. Quello che il film racconta, con maestria ma senza grandi sussulti per uno spettatore avvezzo alla velocità del racconto filmico, sono gli stessi 11 minuti vissuti da persone che si trovano a condividere lo spazio tutto sommato circoscritto di una stessa zona di Varsavia. L'operazione è riuscita, anche se la confusione e la corsa sul tempo dettata dal montaggio serrato impediscono un reale approfondimento dei personaggi che valga da gancio emotivo sullo spettatore, cosa di cui il regista non si cura, attento invece a rendere sul grande schermo l'unità temporale e spaziale di quegli ultimi 11 minuti vissuti dai protagonisti e da loro inconsapevolmente condivisi e raccontati su piani e prospettive diverse, come solo il cinema permette di fare. Resta allo spettatore l'invito, reso esplicito dal regista in conferenza stampa, a non sprecare la risorsa più preziosa a disposizione nella vita, il tempo. Oh.